Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per la 14ª giornata della Serie A femminile eBay. Napoli-Inter. Qui si complica la vita a Tomter, il tocco dietro, attenzione, c'è il vantaggio del Napoli con Corelli. Errore in disimpegno di Tomter. Il Napoli che trova così il vantaggio su un regalo nerazzurro. Bowen per Merlo, si fa vedere Bonfantini. Prova a puntare Bonfantini, converge, entra dentro l'area di rigore, calcia in porta. Si distende Bacic. Primo squillo Inter. Santi, tutta sola da questa parte, Robustellini che può andare col sinistro, la palla in mezzo, controlla Magul, calcia in porta, si distende Bacic, occasione Inter. Il cambio di gioco intelligente per Merlo, che ha un po' di spazio, il cross in mezzo, ha provato la volée, Magul, para che rimane lì, ancora Magul, pareggio Inter con il primo gol in maglia interista di Lina Magul. E vediamo, ottimo il cross. E poi col sinistro sotto l'incrocio Lina Magul per il pareggio interista. Si alza il pressing dell'Inter. Bonfantini recupera un ottimo pallone. Entra in area Bonfantini. Calcia col destro! Il palo e poi Lina Magul per la doppietta personale, rimonta completata per l'Inter e la firma la mette Lina Magul su una grandissima azione di Bonfantini. Batte veloce Magul, Cissar ha un po' di spazio, il tocco largo per Merlo, subito prima intenzione di cross in mezzo, ancora una volta Magul vicino alla rete. Azione iniziata e conclusa da Lina Magul. Si distende l'Inter sulla corsia di sinistra, Bugeia si butta nello spazio Cissar, il pallone è per lei, il cross dietro, palla che passa, Polli! Terzo gol Inter con Elisa Polli a chiudere un'azione meravigliosa, molto brava Polli al terzo gol in tre partite dopo Fiorentina in Coppa Italia, Roma in campionato, ora trova il gol qui a Napoli. Cimliski va a lunga, trova bene Delestala, attenzione. Pallone nello spazio per Lazzaro, calcia in porta, palo del Napoli, palla che rimane lì e poi un'altra conclusione di Banusic. Grande occasione questa per il Napoli in contropiede. Attenzione al Napoli che ci prova ancora con questo pallone di Banusic per Delestala. Calcia in porta Kobayashi, accorcia le distanze il Napoli. Intanto l'arbitro dice che basta così. Sul 2-3 del Napoli finisce la partita, vittoria Inter.